Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati a Madrid. Questa sera ci aspetta una partita emozionante, sensazionale, incredibile. Ci sono i quarti di finale di Champions League, c'è Real Madrid, Manchester City, let's go! Guardate che carina la terrazza dell'ostello in cui alloggio, veramente molto cozy. Il cielo ovviamente in Spagna è meraviglioso e la bellezza di questo ostello è che il Bernabéu si trova letteralmente a 10 minuti a piedi, praticamente dove c'è quel palazzo lì in alto. La camera a questo giro è veramente molto piccolina, qui sulla sinistra troviamo un bagno, che comunque la porta è molto, molto bella, da un tocco di classe in vetro così. Compriamo un bagno, specchio, let's go, doccia con la tenda, vabbè, bagno, water. E poi c'è il letto che praticamente è incastonato alla finestra che dà sulla terrazza dove eravamo prima. Scrivania, televisione e la parte più bella è che si può accendere il LED, una cosa un po' tamarra, ma illumina il bagno. Ci sta. Il mio pronostico per la partita di questa sera è 3-2 per il Madrid. Segnano Bellingham, Vinicius e Rodrigo. Dall'altra parte un classico doppietta di Haaland. Per il terzo anno consecutivo Real e City si incontrano nella fase eliminatoria della Champions. Negli ultimi due anni hanno letteralmente dato spettacolo, dando vita a delle partite senza senso, assurde. Soprattutto la semifinale di due anni fa con quella doppietta di Rodrigo praticamente al 90esimo e il gol poi supplementari su rigore da parte di Benzema, che hanno concesso al Madrid di approdare in finale contro il Liverpool e ad alzare la sua 14esima Champions League. Speriamo che anche quest'anno le aspettative non vengano deluse. Real, che in campionato ha un vantaggio considerevole sui rivali del Barcellona e che con la vittoria nell'ultimo turno contro l'Athletic Bilbao si è portato a 24 risultati utili consecutivi, un risultato storico che non accadeva dall'annata 96-97, quando in panchina l'allenava un altro italiano, Fabio Capello. Ovviamente sempre decisivo Jude Bellingham, che in stagione si porta a 20 gol e 10 assist. Dei numeri veramente impressionanti e senza senso, visto che stiamo parlando di un centrocampista. Non oso neanche immaginare cosa possa diventare questa squadra con l'arrivo di Endrick e Mbappé. Si parla anche di Alfonso Davies come terzino sinistro. Veramente diventerebbero ingiocabili. Mi sa che sono tornati Galacticos. Tra l'altro, piccola curiosità su Mbappé. Non so se l'avete vista la foto, ma praticamente quando era piccolino aveva in camera tutti i poster del Real Madrid. Quindi sembra abbastanza scontato il suo approdo nella capitale spagnola il prossimo anno. Dall'altra parte però questa sera c'è una squadra incredibilmente forte del grande rivale Pep Guardiola e attualmente campione in carica dopo aver battuto l'Inter nella finale di Istanbul dello scorso anno. Partita che non sono ancora riuscito a digerire, della quale non sono ancora riuscito a guardare gli highlights da quanto male mi ha fatto. Però per tirarmi sul morale potreste iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanellina. Grazie mille. Manchester City, che si trova ancora in piena lotta per la conquista della Premier League assieme ad Arsenal e Liverpool, che distano solamente un punto. Sia per la partita di questa sera che per il campionato, il Manchester City però non può non partire favorito. Hanno una rosa veramente fortissima, uno stile di gioco consolidato da anni. Ci aspetta un turno di Champions veramente senza senso, probabilmente verrà ricordato della storia. Io non vedo l'ora di andare al Bernabéu e a godermi lo spettacolo, anche perché il biglietto mi è costato 1.200 euro. Divento una iena se non giocano bene, dai, non facciamo scherzi. Ok, my prediction for the game. Prediction for the game is Real Madrid will win 3-0. 3-0. Who's gonna score? Vinicius will score two and Rodrigo will score in a sub. Thanks a lot, bro. Pretty sure we're gonna win with two goals. Okay. But my first is 3-1. Okay. If not 3-1, 5-2 Real Madrid. Ok, perfetto. Vamo. Nel frattempo siamo arrivati a Plaza Mayor, in sottofondo potete sentire i tifosi del Manchester City perché questo è il loro punto di ritrovo e infatti hanno già appeso anche qualche bandiera sulle terrazze. I'm gonna say 3-1. 3-1, who's gonna score? I'm saying Kev 1, Foden 2. Okay. 2-1. 2-1, who's gonna score? Haaland and Rodri. Okay, thanks a lot, guys. Prediction for today's game is gonna be 2-2. Okay. Take it back to Etihad and we'll smash him. Ovviamente sempre spettacolare l'atmosfera che si crea in queste situazioni, però devo dire che quando noi interisti siamo venuti qui in trasferta per giocare la partita contro l'Atletico abbiamo dato uno spettacolo tutto di un altro livello. Adesso non ci resta che andare al Bernabéu, vamos! Si iniziano anche a intravedere i tifosi del Borussia Dortmund per la partita di domani, che noi ovviamente andremo a vedere. Eccolo il Bernabéu, ragazzi, guardate che spettacolo con questo viale di alberi.
Voglio inaugurare una nuova tradizione sul canale, ovvero quella di comprare la sciarpa della partita ad ogni match che andremo a vedere. Quindi, visto che qui c'è una bancarella, ne approfittiamo. Ah, ora sì! E adesso sentite in sottofondo gli ultras e ovviamente noi andiamo nel mezzo. Bellissimo comunque, perché c'è come anche una coreografia in mezzo al corteo con scritto "Hay que ganar", ovvero bisogna vincere. Si sono accesi anche i primi fumogeni. È il momento di entrare, noi siamo nella Puerta 3, che è proprio lì in fondo, su quegli schermi bellissimi. Questo è il nostro posto e questa è la vista. Mamma mia, siamo praticamente nel settore VIP, non ho capito, tipo una tribuna d'onore. Per questo ci hanno fatto pagare un occhio della testa al biglietto. Inoltre c'è anche questo cartoncino che probabilmente farà parte di una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio. Quante volte nella vita puoi vedere Vinicius e Rodrigo scambiarsi il pallone? Mamma mia ragazzi, che emozione! Che razza di posto che ho preso! Uno spettacolo incredibile! Eccolo invece il vichingo norvegese! Questa sera tra l'altro si giocherà con il tetto coperto, non perché piova, c'è un bellissimo tempo, però c'è stata una soffiata riguardante l'ISIS, hanno paura degli attentati e quindi hanno deciso di chiudere il soffitto. Altri dicono che invece sia per creare un ambiente più caldo. È il momento dell'inno del Real! Tuzga! Tutto lo stadio ha alzato il proprio cartoncino. Dietro al velone c'è praticamente il simbolo del Real Madrid che coinvolge tre anelli. Che spettacolo! Incredibile, come ci si aspettava. Vinicius prega prima dell'inizio della partita. Ci siamo. Iniziano i quarti di finale di Champions League tra i fischi del Bernabeu. Punizione per il City da una posizione molto invitante. Il cross in mezzo. È 1-0. 1-0. Ha segnato il Manchester City. Ha segnato Bernardo Silva. Incredibile, 2 minuti di gioco, forse errore di Lunin sul calcio di punizione di Bernardo Silva, ma il City è già avanti, 1-0 dopo appena 2 minuti di gioco. Incredibile inizio di partita. Il Bernabeu prova ad incitare la squadra in questo momento di difficoltà, in questo inizio tremendo. Per Madrid insistere Valverde e Vinicius, no! È stata una reazione però del Real. Occhio Allan. Allan. Lunin. Occhio Grealish per Allan. Grealish. Salve ancora Real Allan. Mamma mia. Quanto rischia il Real. Oh! Fallo! Oh! Rischi assordanti del Bernabeu per il possesso palla del City. Camavinga, guarda solo Camavinga, prova il tiro. 1-1, 1-1, andiamo Camavinga, un tiro deviato nel limite dell'area, pareggia subito al 10° del primo tempo al Madrid, esplode il Bernabeu, andiamo! Oh!
importantissimo averla presa subito. Il City stava facendo quello che voleva con il possesso palla. Era un grandissimo momento di difficoltà per gli spagnoli e questo gol è una manna dal cielo. È spettacolare il Bernabeu. Madrid! Che inizio di partita, ragazzi! Due gol in 10 minuti. Mamma mia, ce l'aspettavamo. A Rodrigo, alzato verso la porta. A Rodrigo. Entra. 2-1. 2-1. Ma che partita è? Rivolta al Real. Mamma mia, 15 minuti. Partita rivoltata. Incredibile. Rodrigo, la palla pianissimo si è infilata dentro la porta. Mamma, cosa stiamo assistendo? Sentite il Bernabeu adesso! Non ci si può distrarre un secondo, perché da un momento all'altro può succedere letteralmente qualsiasi cosa. Carletto Ancelotti sta iniziando a dare qualche indicazione, ma comunque lo vediamo abbastanza sereno. Paolo Carvajal a sinistra per Rodrigo, rientra, centrale, peccato. Il parto di Blanco, scherzo canto di Vinicius, di tacco per Rodrigo. Vinicius, in uno contro uno con Ruben Dias. Per Rodrigo, mamma mia, ogni volta quando riparte il Real può segnare in ogni azione, sono letali, mostruosi. Bellingham che parla con l'arbitro per l'ennesimo intervento subito ai suoi danni, gli mostra anche dove l'ha colpito, pazzesco. Fine primo tempo a Madrid, una partita di un livello altissimo, probabilmente il livello più alto che abbia mai visto tra le due squadre più forti del mondo. Real meritatamente in vantaggio, compie una rimonta in 15 minuti dopo l'inizio shock con il gol del promesso sposo al Barça, Bernardo Silva. Chiedevamo che le aspettative non venissero deluse e sicuramente il livello si sta tenendo altissimo, veramente. Ci auguriamo che rimanga così anche per il secondo tempo. Comunque ragazzi, giusto per mostrarvi il livello di stadio, c'è anche il riscaldamento, assurdo. Secondo tempo iniziato come il primo, con il Manchester City a trazione molto offensiva per mettere pressione ai Blancos. Guardiola si è seduto in panchina, sembra tutt'altro che soddisfatto. Oh, bruttissima palla persa da Bellingham, rientra come Milito. Mamma mia, vicinissimo al 3-1 Jude Bellingham. Che giocata, ragazzi, come Diego Milito nella finale di Champions del 2010. Grealish in mezzo. Allarga, cambia gioco perfettamente Valverde. La mette giù Rodrigo. Vinicius. Bernardo. Stones. Pareggia il Manchester City. Credo Foden. Che peccato, però la pressione del City in questo secondo tempo era veramente, veramente asfissiante. Che peccato, ha fatto un euro gol, credo Foden appunto. Madonna, tutto da rifare adesso. Si iniziano a far sentire anche i tifosi dei Citizens. Foden, ancora lui a cambiare gioco per Grealish. In uno contro uno, con Carvajal. Si ripete sempre lo solito duello. Per la largata. Di Guardiol, mamma mia ragazzi, euro gol di Guardiol, tra l'altro tirato con il destro che non è neanche il suo piede, è un difensore. 70esimo, 3-2 per il City che rimonta la rimonta del Real. Mamma che partita, ragazzi, non ha letteralmente senso quello che stiamo vedendo.
non ha letteralmente senso. 75esimo, 3-2 per il Manchester City, un quarto d'ora alla fine. Ah, Modric ci prova, allarga per Vinicius. Si è completamente ribaltata l'inerzia della partita. Adesso sono i Blancos in forcing per provare a portarla a casa. 4 minuti di recupero. Non lascia terminare l'azione al Madrid. Finisce 3-3. Finisce qui una delle partite più belle a cui abbia mai assistito. Forse una delle partite più belle della storia, credo. Almeno nella top 5 sicuramente. Mamma mia, il City che passa in vantaggio subito dopo 2 minuti. La remontada del Real, la contro-remontada del City. Per poi arrivare al 3-3 finale. Risultato alla fine giusto. Le due squadre hanno giocato sicuramente a viso aperto. Con due stili di gioco sì differenti, ma entrambi molto efficaci. Una partita veramente meravigliosa, non vedo l'ora di andare prossima settimana a Manchester per assistere al ritorno, perché questo è puro spettacolo, questo è puro football, ragazzi. È il motivo per cui ho aperto questo canale. Vedere partite di questo tipo dal vivo è un qualcosa di inspiegabile. Spero che il video sia piaciuto anche a voi, vi chiedo di mettere like, che per me è molto importante. Iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti, attivate la campanellina. Noi ci vediamo domani con un altro video, speriamo altrettanto bello, perché andiamo a vedere Atletico Madrid, Borussia Dortmund al Metropolitano. Ci vediamo domani, ciao!